La regione del Citral resta isolata 6 mesi all'anno. Ecco perché anche la storia di Nari, accaduta mesi fa, è rimasta racchiusa tra le montagne. Qui i profughi sono poche decine di migliaia e vengono tutti dalle regioni afghane che confinano direttamente con l'Unione Sovietica. Il villaggio di Nari è stato fino a 5 mesi fa fedelissimo al governo di Kabul. 3.000 abitanti, poco più di 500 famiglie, Nari ha combattuto i guerriglieri fornendo non solo i volontari per l'esercito regolare afghano, ma anche i mercenari antiguerriglia. Ma anche i comunisti del villaggio sono divisi da lotte interne sanguinose tra le due fazioni che da anni si contendono il potere a Kabul, i Kalki e i Parchan. Sono questi ultimi ad avere la meglio con l'arrivo di Babrak Karmal e il supporto dei carri armati russi. Ancora sangue dentro il villaggio e fuori. Non si vive più. Così una notte di 5 mesi fa, gli anziani del villaggio si riuniscono e decidono per tutti. Correranno gli stessi rischi insieme. Vengono infatti prima inseguiti e mitragliati dagli elicotteri russi e poi bloccati dai mujahideen che vogliono uccidere i collaborazionisti del regime di Kabul. Un viaggio, una fuga che nessuno di loro dimenticherà per generazioni e generazioni.